ricchi di tutti. Però la prima storia che io vi voglio raccontare è quella di Weiner Marchesini, che è il presidente e fondatore della VAM, una delle aziende più importanti. Il gruppo è composto da 44 società, 2200 dipendenti in tutto il mondo, e anche lei, insomma, rispetto all'organizzazione di questo Stato è piuttosto arrabbiato. Ma per la verità io sono depresso per il terremoto che è arrivato, un cataclisma inimmaginabile. Il primo cataclisma della domenica è stato sopportato bene, il secondo ha creato dei danni piuttosto rilevanti, poi è arrivato il cataclisma, l'altro terremoto dell'Una, il quale ha completato l'opera. Quindi, tra l'altro, i nostri capannoni, per esempio, sono tutti su, abbiamo avuto pochissimi crolli. Il problema grave è che noi non riusciamo a mettere in sicurezza questi capannoni, perché non possiamo entrare. Quindi, cosa aspettate? Aspettiamo che qualcuno ci dica che possiamo entrare. Qualcuno che ci ha vietato di entrare c'è stato. Sì. Speriamo che ci sia anche qualcuno, o lo stesso qualcuno, che ci dica di... Quindi ora voi siete fermi, cioè, pensate a questo caso. Veramente è un'azienda enorme. Dicevo, 44 società, di cui 30 commerciali esteri in ogni parte del mondo. 2200 dipendenti. Possiamo dire che il cervellone di questa sua azienda è tutto qui, no? Allora, questa quindi è tutto fermo. È una multinazionale tascabile. Il problema qual è? Multinazionale tascabile? Sì, sì, sì. Lei ha fondato con 64.000 lire, se non ricordo male. Tanti anni fa. Quanti anni fa? Penso 46. Cioè, lei iniziò con 64.000 lire ed è riuscito poi a costruire questo piccolo impero. Quelli erano anni che si poteva fare. Ci sono oggi? Gli imprenditori che ci sono qui nel Modenese sono tutti nati in quel periodo. Poi ci sono aziende che sono ingrandite, ci sono aziende che sono rimaste artigianali, ed è il vero tessuto di questo territorio. La sua azienda ora è ferma, cioè 2200 persone in tutto il mondo ferma. Le persone ferme sono 500, che sono quelle che sono qui a Cavezzo. Quelle a cui lei dava lavoro? Sì, quelle di questa, del territorio, cioè. di questa produttiva che serve tutta l'Europa, e purtroppo è fermo anche tutto il corporate, che invece gestisce tutto il mondo. Quindi aspettate che qualcuno vi dica potete continuare a lavorare. Purtroppo, per esempio, il server si era fermato dopo la prima scossa, e si era bloccata la posta in tutto il mondo di tutte le nostre aziende. Quindi il disegnatore non poteva parlare con il tecnico. Ecco, ma un imprenditore come lei, a chi si rivolge quando succedono casi come questo? Cioè, che fa lei? La domanda dovrei farla io a qualcuno, perché io non so a chi potersi rivolgere. Il problema qual è? Quello che a noi, che ci spaventa, è questa burocrazia che è capace solo di dire di no. È come l'idra che ti guarda. L'idra addirittura. L'idra di Ercole, no? che con tutti i suoi tentacoli e gli occhi ti guarda e blocca tutto. E poi ti mangia. Non so, è chiarissimo, Davide, è chiarissimo. Ritorneremo. È una bella immagine, quella dell'idra. Sì, dell'idra che ti blocca.